I know how you feel when I used to live there, in the heart you feel depressed. Vi sentite depressi? Sentite che la vostra vita non ha senso. Unitevi a noi. È un cittadino italiano di fede musulmana che dice chiaramente, lo sentirete, che il califfato è cosa buona e giusta, guardate. Posso vedere come una cosa positiva il califfato, cioè il cacciare le persone corrotte dall'Iraq, ristabilire paesi, città con una politica pulita. Allora, Gennaro Piglione, questo signore è napoletano esattamente come me e lei. Questo signore è un imbecille. Che non è che l'ISIS improvvisamente è arrivata dalla Siria e dall'Iraq con un ponte aereo e è arrivata in Libia. Certo. Nel senso, queste sono forze, sono milizie islamiche, sono estremisti che sono in Libia da tanto tempo, sono quelli che combattevano contro Gheddafi nel 2011, sono quelli che noi attraverso l'intervento militare della NATO abbiamo, tra virgolette, appoggiato. Sì. Sono vecchi gruppi che hanno abbandonato, diciamo, le loro bandiere, quelle precedenti, e hanno preso quella del marchio che va più di moda in questo momento, che è quello dell'ISIS. Certo, la cosa che fa impressione, lo scrive oggi Guido Olimpio sul Corriere, la strategia dell'orrore è stupire sempre di più con nuove trovate. E così, per decidere come uccidere questo pilota giordano, si è addirittura fatta una consultazione in internet. ISIS, il pilota giordano bruciato vivo dopo sondaggio sul web. Scusa Gian Roberto, ma comincio ad avere qualche dubbio sulla democrazia della rete. E sono cresciuti perché? Grazie a questo meccanismo di franchising, di brandizzazione. Che vuol dire? In Libia cosa è successo? Lì c'era già un gruppo di terroristi, perché questo sono, che si chiama Ansar al-Sharia, cioè, 5-6 mila persone, la forza sta che hanno capito che c'è un brand forte, che è quella bandiera nera maledetta, e ci si sono appiccicati allora sotto. Esplosioni, guerra, spettacolo, destinati chiaramente a un pubblico di giovani cresciuti a TV e videogiochi. Al-Hayat, il centro media dell'ISIS, sforna video a getto continuo. Una media production company, cioè una compagnia che produce comunicazione. Con il logo iniziale, eccola con qui, effetto questa. Dolby Surround. Sono gli stessi jihadisti di prima, solamente che adesso si sono affiliati all'ISIS, perché è un modello che funziona, è un modello statuale ed è soprattutto un modello... Cioè un modello quasi in franchising, partito sì, però intelligente Iraq, perché per la prima volta rispetto ad Al-Qaeda, che proponeva soltanto un'idea, noi vogliamo questo, qua propongono un modello di Stato. L'altro punto interessante che l'ISIS porta è quello del denaro, pecunia non olet, sì. E quindi la stessa cosa che sta interessando i gruppi jihadisti affiliati all'ISIS in Libia è quello di ottenere i campi petroliferi. Perché? Campi petroliferi perché? Che sono perché stati questo... spesso sfruttati, esattamente. Dalla, per esempio dall'ENI, da sfruttati, diciamo, multinazionali. Con regolari contratti, con regolari contratti. Mettiamola così però. C'è un'altra cosa che noi spesso non discutiamo, si parla molto dei soldi dell'ISIS. L'ISIS guadagna 4, 6, 8 milioni di dollari al giorno dal petrolio iracheno, dal traffico illegale di petrolio. Ma chi glieli compra questo petrolio? Glielo compriamo noi. Glieli comprano gli stati frontalieri, in particolare la Turchia, accanto all'Iraq, che prendono dall'ISIS che combattono il petrolio a prezzo di mercato nero, quindi a prezzo più basso. E poi lo rimettono sul mercato a prezzo del cartello OPEC. Scusami, sbarcare a Derna, a Bengasi, a Sirte, conquistare Tripoli nella notte, in questa notte si sono viste molte bandiere dell'ISIS. Io ho solo un grande timore, che come negli ultimi, e sono certo che il governo italiano così non farà, come negli ultimi anni si vada a fare un'operazione militare senza una strategia politica prima. Cioè pensiamoci molto attentamente. Pensiamoci molto bene. Il tra punto, poco vi faccio sentire Prodi. Allora, dal punto di vista militare, per chi ci ascolta, l'ISIS non ha aerei, non ha missili, non ha elicotteri, non ha navi da sbarco, a casa nostra arrivano dei poveri disperati che però scappano dalla guerra. Però questo video qui ci manda le carrette del mare. Ci manda le carrette del mare. Sulla punta delle armi. Sulla punta delle armi, ma noi non è che stiamo, come scendiamo dalla montagna con la piena, abbiamo delle forze armate che servono per quello. Il punto vero è che o noi capiamo chi vive qui e facciamo un accordo con le varie tribù libiche. Quello che non si è fatto nel 2011. Quello che non si è fatto. Cioè, quando rendendoci conto che è inutile, perché è vero punto, se andiamo in Libia, benissimo, poi a favore di chi andiamo in Libia? Cioè, qual è la nostra guerra? Dov'è, al di là del nemico che è l'ISIS, che è questa entità in franchising, come dicevi tu, anche difficilmente afferrabile,
per chi combattiamo. Perfetto, noi. Poi afferrati al paese, a chi lo diamo, tra virgolette, a Gianni e Pinotto, o vogliamo rimanere lì per 2000 anni in attesa di fare qualcosa? Allora, o noi, dall'inizio, da prima che i militari sbarchino o atterrino o si lancino, facciamo una rete di accordi, e questo lo fa naturalmente l'intelligence soprattutto, con le varie realtà locali, in maniera tale che si parta dal basso e non dall'alto, o veramente rischiamo di andare lì, fare un'operazione militare di successo, perché diciamo sinceramente, no match con le forze armate moderne, sì, però il punto vero non è vincere la guerra. Noi continuiamo a pensare di vincere la guerra, il vero punto è vincere la pace. Daesh, perché in realtà se tu gli dai il nome di Stato Islamico già lo configuri come un'entità politica che non è uno Stato. Lì ci sono bande preesistenti che oggi, come se fosse un marchio in franchising, sì, si riferiscono al Daesh o ISIS, come si chiamano loro, io preferisco chiamarli. Cioè accolgono, qualcuno accoglie l'ISIS, mette la bandiera, mette nera, la bandiera, gli danno i gipponi e via. Pubblicitari a tutti gli effetti molto simili a quelli che potrebbe fare la Unilever, la Procter & Gamble, cioè vendono un marchio che è lo Stato Islamico, ma in questa fase fanno arruolamento, campagna elettorale, loro sono in campagna elettorale. La mia sensazione è che queste immagini puntino ad un effetto: parlare al soggetto islamico che vive da noi nelle nostre periferie, disagiato, dargli una forte emozione. Tu attraverso di noi fai un percorso per cui diventi qualcuno e parte di questo Stato. Questo è un potente video di reclutamento. Questi tre sono tre francesi, combattenti francesi, che in questo video bruciano i loro passaporti. Questo è Salgari, no? Questo, guarda, questo francese, sono le tigri di Monprace. Qualcuno in Francia li vede e dice: ma questo lo conosco, ma questo era mio compagno di scuola, ma questo era mio vicino. Il che significa: beh, ma se l'hanno fatto loro, lo posso fare anch'io. Non abbiamo di che vivere, non c'è niente qui. Io sono sposato, ho tre figli e sono disoccupato. Guardati intorno, gli uomini sono tutti qui seduti ai tavolini dalla mattina alla sera. Che lavoro facevi prima? Ero un animatore turistico. Piano piano abbiamo perso tutto. Per noi la rivoluzione non ha cambiato nulla, anzi è diventato peggio di prima. Nelle periferie come questa, se sei fortunato e saggio, vivi con la solidarietà dei fratelli. Se sei giovane, rischi di finire nelle mani sbagliate. Ti riferisci ai ragazzi partiti per il jihad? Sì. Io ne conosco tanti partiti da qui per il jihad. Molti miei amici sono andati a combattere, e non è solo per la religione, è la povertà, capisci? Ci guardiamo intorno, in Tunisia c'è solo corruzione. A me fa paura ISIS, ma un po' li capisco. E hai mai pensato di partire? Sì che ci ho pensato. Poi penso alla mia famiglia che ha bisogno di me. Guardo le immagini dalla Siria e dall'Iraq e mi spaventa quello che vedo. Musulmani uccisi da altri musulmani. C'è qualcosa di blasfemo, qualcosa che non capisco. Però ci ho pensato, sì. Lo vedi? Abbiamo perso centinaia di giovani e altri ne perderemo. Per i terroristi il bisogno di soldi è il modo più semplice di avvicinare i nostri ragazzi. I terroristi reclutano le persone non solo nei bar, anche in carcere. Gli fanno il lavaggio del cervello. Stanno prendendo i nostri figli. Stanno convincendo i nostri figli e i nostri nipoti a morire per questa guerra sporca. Si chiama Daesh, si chiama Ansar al-Sharian, non importa. Abbiamo il dovere di difendere il sangue del nostro sangue. ISIS è il meglio. ISIS è il bene. È il bene per te? Sì, il bene, la verità e la giustizia. Andrò anche io a combattere. ISIS è la libertà. La gente in Siria e in Iraq ora vive bene grazie al califfo. ISIS è la libertà perché sta dimostrando che la gente si può governare con uguaglianza. I ricchi e i poveri possono diventare uguali. ISIS è la giustizia. Ma tu pensi che i ragazzi che combattono con l'ISIS siano terroristi? No, non sono terroristi. I vostri paesi sono terroristi. L'America, la Francia, l'Italia sono terroristi e fanno nascere altro terrorismo. ISIS vuole solo che trionfi la giustizia. E voi? Partireste? Vorreste andare a combattere? Sì, certo. Con i nostri fratelli, che sono andati a lavare la vergogna dell'Islam. Solo ISIS garantisce un governo che difende i veri musulmani. E i nostri fratelli martiri in Siria, in Iraq, sono veri musulmani. Sono pronto ad andare in Libia anche domani a combattere per il jihad.
Il mio califfo verrà anche da te a Roma con il volere di Dio. Occuperemo Roma. Cosa rappresenta per voi al-Baghdadi? Il califfo dei veri musulmani. L'unico che può portare la sharia in tutto il mondo, la vera sharia. Al-Baghdadi non è ipocrita come Saddam Hussein, Gheddafi, Ben Ali e quegli altri. Lui sa che i nostri morti non sono morti di serie. Ora anche voi ve ne accorgerete. Tu dici, hai visto il video per intero? Io purtroppo l'ho visto anch'io, li ho visti tanti altri, perché non è il primo video in cui l'ISIS o anche altri, anche Al-Qaeda, insomma, scozzava delle persone e poi esibiva questi cadaveri mutilati. E sono video terribili. Tu dici per mostrarlo perché credi nella forza del martire, salvifica, degli innocenti, molto degli innocenti. Cristiano. Parlano quegli innocenti che non hanno armi. Questo a te perché sei un uomo occidentale che adesso in questo momento sta in uno studio al sicuro, ma questo mostrare i cadaveri smembrati purtroppo spesso viene fatto dalle televisioni arabe. Io mi sono trovata a Gaza durante l'ultima guerra e sicuramente Gaza è una prigione dove le persone vivono in una condizione che non ho mai visto prima e va peggiorando, e tutti ti portano, prendono il giornalista occidentale, ti portano all'obitorio, esibiscono i loro morti perché sperano quel che dici te, che quelle carni dilaniate possano in qualche modo portare a una soluzione. A quello che portano è alla voglia di vendetta. Il mondo arabo per intero, purtroppo, e te lo dico per esperienza personale, si sta stratificando di vendetta in vendetta. Io ero in Iraq nel 2003, 4, 5, adesso c'è stato un periodo, io mi ricordo un giorno che c'erano 8 autobombe, 8, cioè era una carneficina. E quel che resta dopo un'autobomba sono spesso i corpi dilaniati. Fatemi e sentire... quello più dilaniato di tutto è quello del kamikaze, perché la testa si stacca e il resto diventa brandelli. Noi arriviamo, io e Massimo Campilli, l'operatore, bravissimo, e arriviamo affannati perché era il terzo scenario di guerra in cui entravamo, era un'autobomba alla sede della Croce Rossa. E c'erano dei bambini che prendevano i brandelli di resti umani e li mettevano su delle lamiere e li portavano ai vari operatori arabi che andavano, zoomavano e facevano dettaglio di occhio, dettaglio di naso, dettaglio di frattaglie umane. Ecco, questo noi ci siamo rifiutati. Allora così tu avrai un'informazione che semplicemente dà il messaggio che dobbiamo preoccuparci, dobbiamo aver paura. Io vorrei ma veramente che la televisione, anche la televisione di Stato, se ne occupasse senza dare questa paura, ma non se ne preoccupa, senza comunicare questa paura.